Servono fatti, non solo parole. Lo scrivono in latino, sono studenti del liceo classico loro, a tranne un'istituzione. Nessuno qui ha mai fatto i doppi turni. Quasi un affronto per una scuola dove anche gli insegnanti non vogliono saperne di trasferire parte delle classi altrove, come pure potrebbero dopo la soluzione trovata dalla provincia. Sono in tanti quest'anno, oltre 700, la situazione è diventata insostenibile. Il primo sciopero dell'anno è servito. Se la situazione non si sblocca, sono pronti anche all'occupazione. Mancano le aule, anche i laboratori sono stati sacrificati. Sui banchi possiamo trovare anche scritte di alunni del 91, 90, 94, ma al di là di questo, cioè, è anche una cosa bella alla fine, perché il nostro edificio è un edificio storico ed è per questo che noi ne vogliamo mantenere l'identità e siamo orgogliosi del nostro edificio ed è per questo che non volevamo neanche una succursale troppo lontana, perché tutte le scuole hanno succursali vicine. Qui dentro ci sono, oltre al classico, l'indirizzo linguistico e lo psicopedagogico. Chiedono continuità scolastica ai ragazzi, ma anche più sicurezza, che qualcuno, dicono, trovi delle soluzioni. Bisogna smantellare i laboratori finanziati alcuni dall'Unione Europea per cercare spazio per appunto inserire nuove classi, ma questo ci crea parecchi problemi proprio perché il numero degli alunni è superiore alla portata appunto delle aule.